La chiesa del Santo Volto, progettata dagli architetti Sartogo e Grenon, si compone di due blocchi architettonici. Il tempio affacciato sulla via della Magliana, la casa parrocchiale sul lato interno. Sono separati da un lungo sagrato obliquo che conduce in fuga prospettica alla croce sospesa di Eliseo Mattiacci. Il tempio a pianta semicircolare riceve luce dalla grande vetrata in ferrocemento, realizzata dagli ingegneri Michetti e Breccia. Le linee essenziali degli interni disegnano uno spazio astratto disposto radialmente intorno all'altare. Dalle pareti emergono opere dal forte cromatismo. Il dipinto murario, Luce dalle tenebre di Marco Tirelli, riprende i versetti della creazione, dal libro della Genesi. La sfera grigia rappresenta la terra, informe e vuota. Il nero e blu rappresentano le tenebre e l'abisso cosmico. Le formelle in terracotta smaltate della Via Crucis sono opera di Mimmo Paladino, principale esponente della transavanguardia. Nelle 15 stazioni compaiono temi figurativi, figure larvate e ancestrali, e gli strumenti del lavoro manuale che raccontano il cammino doloroso del Cristo fatto uomo. Nei corpi di servizio, il confessionale, la sacrestia, la cappella feriale, l'impiego dei colori è invertito. Le pareti blu intenso avvolgono le tinte tenue del volto di Cristo, di Ruffo, e la vetrata in sicofoil di Carla Cardi. La vetrata sviluppa una trama geometrica bianca sul fondo trasparente del sicofoil. Il materiale plastico simile al plexiglass che caratterizza la carriera dell'artista siciliana. L'edificio religioso è sormontato da una semicupola alla moresca, senza tamburo, alta 20 metri e con copertura in travertino romano. La semicupola poggia a sbalzo sulla vetrata, senza bisogno di pilastri.